Meccanottica Mazza è un'azienda italiana leader nella progettazione e realizzazione di attrezzature oftalmiche ed in particolare di riuniti per la refrazione e lampade a fessura. La produzione è caratterizzata da una elevata ricerca di qualità ed affidabilità unita a continui studi su forme e colori. Il nostro slogan è Think Alike, cioè guardare ad ogni fase che accompagna la nascita di un nuovo prodotto, dalla progettazione fino all'utilizzo reale, come percorso nel quale ogni attore interessato viene tenuto in considerazione e soddisfatto per quello che sono le proprie esigenze specifiche. Lavorare all'unisono per ottenere il miglior risultato possibile. I modelli 10500-00, 10550-00 e 10600-00, che qui di seguito verranno presentati, sono il risultato del nostro lavoro. Il riunito 10600-00 è realizzato per supportare quattro strumenti, assecondando la libertà di movimento e permettendo un ottimale posizionamento del paziente e della strumentazione, grazie al movimento automatico di rotazione ed uscita dei piani e dal movimento elettrico di salita e discesa degli stessi. Una soluzione particolarmente comoda e funzionale per visitare pazienti diversamente abili. Un sistema di rotazione della poltrona paziente agevola il posizionamento di un'eventuale sedia a rotelle. Lo spostamento elettrico avanti e indietro di serie della poltrona paziente si combina con i movimenti di rotazione e fa arretrare la poltrona durante il passaggio da uno strumento all'altro, per poi riportarsi nella posizione memorizzata nel corso della visita con lo strumento precedente. È inoltre possibile affiancare al riunito 10600-00 una scrivania con supporto computer, dalle dimensioni compatte e dal design coordinato, creando così una postazione di lavoro ben organizzata, accogliente e in uno spazio ottimale. Il pulsante per l'alimentazione del riunito si trova sulla struttura. Il gruppo di alimentazione è dotato di fusibili. La funzione standby si attiva dopo circa 45 minuti di inutilizzo del riunito, per evitare sprechi di energia. Accensione riunito. Posizionamento strumenti. Agendo sul pulsante relativo allo strumento in posizione di lavoro, il piano si chiude mantenendo in memoria la posizione della poltrona. REST. Azzera la memoria esistente della poltrona paziente e riporta riunito e poltrona nella posizione iniziale. Questo pulsante comanda il movimento automatico del braccio portaforottero, opzionale. Regolazione intensità luce lampada. Movimento poltrona su, giù e avanti e indietro di serie. Regolazione intensità luce strumenti. Funzioni aggiuntive. Spot braccio portaforottero. Alimentazione degli strumenti sui piani. Luce ambiente. Alimentazione proiettore. Il pulsante rosso arresta immediatamente ogni movimento del riunito. L'altezza del piano può andare da 1,83 cm a 1,98 cm. I quattro piani hanno una portata di 30 kg per ciascun piano e sono adatti a ricevere qualsiasi tipo di strumento con alimentazione 12V, 110V, 220V. Inoltre possono essere dotati di pianetti ausiliari. Un sistema di sicurezza posto sotto ciascun piano blocca la salita della poltrona. Realizzata in alluminio, la colonna supporta diversi accessori.
lampada a LED orientabile con intensità luminosa regolabile. Premendo due tasti in contemporanea, la luce si spegne. Piattello porta proiettore di serie. Optionals come il supporto per il monitor ed altri accessori. La console comandi orientabile è dotata di vassoio portalenti di serie estraibile. Supporti portastrumenti a mano di serie, alimentazione a filo o ricarica strumenti, opzionale. Anche questo riunito, come tutti i modelli Meccanottica Mazza, può essere abbinato con qualsiasi poltrona della collezione. In questo esempio vediamo la poltrona reclinabile Blues 20400, con salita discesa elettrica e movimento avanti e indietro con escursione 17 cm, entrambi di serie. Il poggiatesta è fisso. La rotazione e la reclinazione della poltrona sono comandate da due maniglie. I braccioli e i poggiapiedi sono ribaltabili. Due i rivestimenti disponibili, Sky o Alcantara.